Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, intanto facciamo un piccolo recappino, il Carnival Game, che dopo vi faccio vedere il testo in italiano perché la pagina Telegram che seguo italiana ha fatto appunto la dettagliata con delle nuove immagini sul minigioco. Ok, e vi dico anche la data del minigioco. Va bene, andiamo immediatamente avanti. Jingle, album, ovviamente c'è l'album con tutte le carte che usciranno, quindi tutti i vari set, ragazzi, eccoli qua. Usciranno il 5 di dicembre, quindi sono 16 set per adesso disponibili, quindi non sappiamo quando ne vedremo degli altri, tanta roba. Ok, proseguiamo. Il gruppo delle bellissime pedine, che ormai sappiamo due dove escono e una è delle macchinine, 100-100. Poi Amazing Partner, che per voi continua, per noi è finito, lo sapete perché avete visto il video di ieri. Quindi ovviamente continueremo a prendere tutti quei maledetti guantini, però non ci daranno niente, ci daranno in cambio dollari in conversione alla fine. Quindi niente di eccezionale. Agent Bootcamp dovrebbe essere finito, yes, quindi non ci interessa più. Ricordiamoci che arriva pure Magia Oro, se non erro il che era 19-20, roba del genere. Oddio, mi sono già scordato, siamo a posto. Però i prossimi sono Nuovo Giocattolo e Gargantos, quindi mi raccomando preparatevi. Questo è il torneo due giorni attualmente attivo, quindi è 50 soglie, io dovrei stare abbastanza alto come soglie, però ugualmente essendo un torneo a due giorni ci sono i fuffaroli che stanno già a 300.000 punti, quelli verranno ribannati molto presto. Ok, andiamo avanti. Treasure Galaxy sarà il nuovo evento scavo, non si sa quando esce, con ovviamente la pedina e lo scudo in stile sempre cose della galassia, non mi viene più il nome oggi, non so perché, oggi ho problemi con i nomi. Poi queste sono nuove pedine, nuovi scudi che usciranno in avanti, non sappiamo quando e da dove, però sono all'interno del gioco. Poi questo è Operation Tycoon, che è partito ieri sera, io non l'ho iniziato, l'ho lasciato a zero, così lo iniziamo insieme. Anche perché diciamo che i bonus che si prendono adesso dall'evento è quasi zero, perché il torneo a due giorni ovviamente non dà tante soddisfazioni e è meglio che dia soddisfazioni in combo, quindi imprevisto, probabilità e stazione in contemporanea. Almeno c'è un motivo per tirar su anche il torneo. Allora andiamo, queste sono 50 soglie, ricordiamo 18.000 dadi, 3.400 guantini e ovviamente imprevisto, probabilità e stazione. Proseguiamo, eccola qua. Allora, questo è il nuovo appunto minigioco tradotto in italiano. Peg propone uno splendido gioco, indovina la combinazione. Posiziona le palline colorate nell'ordine giusto per scovare la combinazione segreta di Peg. Ogni tentativo riuscito blocca le palline corrette e ti farà guadagnare dei biglietti. Continua a indovinare fino a completare il gioco. Raccogli i biglietti e vai al Carnival Store per riscattare fantastici premi come pacchetti di adesivi, dadi e potenziamenti di gioco. Più biglietti vinci, migliori saranno i premi che potrai richiedere. E questo ufficialmente sembrerebbe che la prima versione di questo minigioco partirà il 18, quindi tra due giorni, ragazzi, tanta roba. Abbiamo finalmente un minigioco nuovo che vediamo se è carino. Allora, 16 e 17, eventi giornalieri, gira la ruota, mega rapina, corsa alla tappa, tutti pazzi per l'affitto, il torneo Laser Leap che parte alle 7 di sera, quindi stasera finisce il torneo a due giorni, mega rapina alle 20 e gira la ruota domani mattina prestissimo. Ok, abbiamo tutto, perché non ho neanche screen, perché ovviamente non avendo giocato dopo aver completato quel pezzettino, non ho visto neanche persone che mi hanno regalato carte. Però entrando in gioco c'è qualcuno che mi ha regalato qualcosa. Andiamo a vedere chi è e che cosa mi ha regalato. Will Cash, Gentle Koala mi hanno regalato delle carte doppioni molto comode. Ovviamente sono doppioni, quindi sono sempre comodi i doppioni. Comincio a prendere il giorno 6. Voilà. Siamo arrivati a 19.269 grazie ai 3.000 sopra che mi avevano portato a 18.000 rotti e non mi ricordo, mi sembra forse a qualche roba presa dal torneo, però mi sembra che avevo preso qualche altri dadini da anche le costruzioni, perché ho fatto precostruzioni ovviamente. Ok, quindi diciamo che qualche dado sopra l'abbiamo recuperato con grande fatica, perché come avevo detto quei 3.000 non ci danno quel grande bonus. Che cos'era 675? Da dove sono arrivati quei 675? Dal deltaplano, da questa.
Ma che cosa è successo? Si sono buggati, va bene. Mi hanno dato dadi a sbuffo e non so da dove sono arrivati, da questo evento qua, però io l'avevo già presi ieri. Secondo me qualche cosa che non va. Ok, proseguiamo. Allora, intanto accettiamo Yafab Scorpio. Vediamo in cronologia che cosa c'è. Vabbè, richieste sempre dirette come sempre, anche se vi dico sempre di non farle. Allora, visto che oggi giochiamo solo su Station, giochiamo solo su Station, nel senso dobbiamo arrivarci, ci arriviamo. E cerchiamo di fare con il conteggio, quindi sarà una giocata probabilmente molto più tranquilla del solito perché faremo molti per uno e qualche per cento. Anche perché non essendoci il ricarico del torneo 2 giorni, che non ha per 1000, penso, mi sembra che sono finiti, ovviamente non ci abbiamo manco il per 200 da gestire. Almeno che non ci sia operazione magnate, potrebbe esserci, eh. Allora andiamo a fare un bel per uno prima per posizionarci, va bene. Intanto mi si blocca anche il gioco a random, perfetto. Allora, un bel 10 che va su imprevisto. Oddio, non mi carica le immaginine, avete visto? Allora, so che hanno aggiornato, quindi dovrebbe essere aggiornato adesso il gioco. Ovviamente hanno aggiornato proprio per introdurre il nuovo minigioco. Ok. Vediamo un po'. Per 100. Nulla di buono. Quindi l'aggiornamento nuovo adesso è stato fatto per introdurre la nuova modalità di gioco che abbiamo letto prima. Quindi i giochi di Carnival. Ok, no, dai, 4 non è cattiveria. Va bene, una distorsione tolta. Vai, una distorsione tolta. Andiamo a vedere se c'è qualcuno a cui attaccare con le distruzioni. FM9, non lo conosco. Vediamo un po' di attaccare FM9. Ieri ho attaccato, se non erro, Valeria, mi sembra. O Valerio. Valeria, mi sembra. Quindi saluto e mi scuso per ieri, ma ti ho trovato senza target. E ti ho attaccato, ovviamente. Il gioco funziona così, ragazzi, non è colpa mia. L'hanno fatto su questa logica seguiamo. Ok. 4-1-5. Posizione potrebbe essere buona prestazione o per imprevisto. Quindi azzardiamo un bel per cento da qua. Ovviamente i miei tiri sono il massimo del nulla. Ok. E ripeto, oggi sarà molto probabilmente una giocata drop. Cercherò di farla diventare una giocata poco drop. Però probabilmente sarà una giocata drop proprio per causa di questa combinazione un po' brutta del torneo 2 giorni già avanzato, che dà guantini che a noi non servono più. E ovviamente stessa cosa, situazione attuale con l'evento che è solo stazione probabilità, quindi ci dobbiamo pure passare. Vediamo Montaliana se è distratto. L'altra volta era distratto. Ok, no, Montaliana è sano, a posto. Quindi Montaliana non si tocca oggi. Ok, vediamo un po' Luca. Tutti sullo stesso piano state, raga. Ho visto la stessa tipologia de strutture. Ok. Niente, Francesco gioca bene. Infatti non lascia niente sul terreno. Bravo, Francesco. GG. Ok, oh, tutti bravi. Ma stamattina sono tutti belli carichi. Allora, vediamo un po' qualche... Questi sicuramente sono i 1000.000 bot che non hanno neanche iniziato a giocare, vero? Eh sì. Questa cosa è fastidiosissima. Prima o poi mi dovrò mettere a fare pulizia. Il problema non è facile fare pulizia, perché vai a capire quale di questi è bot e quale no. Ecco perché vi dico sempre, ragazzi, mettetevi il nome. Perché se rimanete con il nome base potreste essere tranquillamente bot. E se io un giorno mi metto a fare pulizia e levo uno di voi, poi che succede? Che va attaccate. Poi intanto stare tutti davvero sani, non riesco a trovare nessuno. Ai ai ai. Scusate un po' di tosse. Ovviamente la mattina ci sta, poi con sto tempo che fa un po' freddo, un po' caldo, la mattina si sta benino, poi il pomeriggio fa freddo, è un po' un macello. Allora, questi sono tutti bot, 10.000, 15.000 bot. Niente, sto facendo fatica a trovare qualcuno da attaccare, raga. Tutti sani stamattina, è possibile stare tutti a casa? Nessuno sta giocando, nessuno sta al lavoro, nessuno... Ai ai ai. Questo è un problema. Dovrei continuare ad attaccare lo stesso target e sperare di abbassarlo. Oh, agile, sei indifeso. Strano che agile lo spray. Ai ai ai. Peccato qualcuno. Ok. Ci siamo. Ovviamente poi ci prendiamo qualche punticino sopra. Ok, il problema sono quei maledetti guanti che adesso a noi non servono a niente. Si convertiranno in soldi e saranno spreco di energy in tutti i sensi. Ok, però abbinato all'evento quello lì, se prende stazione dovrebbe dare punti sul torneo, quindi ipoteticamente alziamo anche il torneo 2 giorni, qualche altro premio dovremmo prenderlo, ipoteticamente, sempre parlando.
Proviamo da qua, l'imprevisto. 6-1-7, mi sale imprevisto. Bene, imprevisto station, top. Veramente top quando succede. Bello pure il mega rapina, tanta roba. Mo vediamo un po' se abbiamo mega rapina. Tu Giustino? Ciao Giustino, assolutamente Giustino si salva la grande. Banconote. E nulla. Però intanto prendiamo 300 punti subito a secco su. Voilà. Ok, niente male. Quantini, questi diventeranno un sacco di soldi domani? No, un giorno e 12 ore e dopo... No, un giorno e 12 ore e dopo domani dovrebbe essere. Pratica. Ok, altri 280 quantini. Sto a 5.002. Io spero che si convertano bene, ragazzi. Perché sarebbero veramente buoni un po' dei soldini. Fatti bene, che ci fanno costruire adesso come adesso. Cioè, prima erano inutili perché non costruiamo più. Ma mo, se dovessero arrivare dei buoni soldi, costruzione si riesce a fare. Allora, questo deve essere preciso. 9 station. Ovviamente distruzione. Ovviamente essendo 1%, andiamo da agile. Ormai abbiamo beccato agile. Vai così. Beccato distratto. Olè. E si parte. E poi chi è quello che ti ha attaccato? Tu lo conosci sicuramente, è un amico, quello con la macchina, di la verità. È un tuo amico che ti ha preso de mira. Ok. 200, non prendiamo i 350 dati, però saliamo sia da una parte che dall'altra. Allora, là c'è bustina, che non ci dispiacerebbe, eh. Però, erano più piacevoli dei dadi. Ok. Cerchiamo la posizione di nuovo. Per ora il cercare posizioni non sta andando proprio malissimo, cioè non è che stiamo guadagnando, abbiamo perso comunque 200 dadi, però non c'è un effettivo drop grosso. Ok, bellissima questa, 100 punti sopra e 300 dadi, ogni tanto un po' di soddisfazione ce la danno. Bell'armor che non ci dà problemi, qua potrebbe essere una buona posizione, forse è imprevisto di nuovo, yes pro dollari. Vabbè, riprendiamo i dadi da là. Ok, oh, c'è un permillino. Rischio che mi trascina? Può essere. Siamo a 19.900 comunque. Quasi a 20.000, a sbuffo. Va bene così. Cominciamo a salire di situazione. Oppela. Mettiamoci la posizione, potrebbe essere buona anche perché se pure sbagliamo andiamo su probabilità ipoteticamente. Invece lisciamo proprio tutto, bene, perché noi siamo al massimo del nostro potenziale di lisci. Per 100 da qua diamo un po', 5, 6, 7, 8 station, presa. E ovviamente attiviamo il per 1000 in quella maniera. Eh sì. Allora, sarebbe bello prendere un per 200 su station, sinceramente. Di quelli importanti, così carichiamo bene anche l'evento sopra. Anche perché l'evento sopra dura 2 giorni e qualche ora, quindi lo posso gestire anche di domenica. Ovviamente, ragazzi, guardate, io di domenica non registro, quindi la giocata off camera me la faccio uguale, né? Non è che non gioco, perché... Ovviamente devo giocare uguale per rimanere al ritmo e continuare a guadagnare dadi, se no li perdiamo. E andiamo in stallo. Ok, quindi giochiamo col massimo di per 200. Questa posizione è buona. Vai così. 5-1-6 station precisa. Rapina? Dimmi rapina? Mannaggia. Se no era perfetto, facciamo tombola. È buono uguale perché sopra c'è dal doppio, quindi è tanta roba. Però se fosse stata una rapina, facciamo il doppio dei punti su. Torneo, anche se ripeto non ci posso arrivare tra i primi del torneo per ovvie motivazioni. E c'è sta gente con 200.000 punti e ce ne stanno tanti, quando c'è il torneo 2 giorni arrivano proprio a flotte. Perché vedono quei bei 2.500 danni. Oddio, un punto regà, non ce l'ha dato il premio sopra. Di uno. E doppioni ovviamente. Qui ci sono dei dadi, potrebbero essere buonini. Allora 4 e 5 e 9, quindi fuori dalla station. Questo potrebbe essere carino solo per il... niente. Guarda, eccola la rapina. E lo sapevo io. Me la toglievano così, io lo sapevo. Banconote? Sì, banconote. Mamma mia, mi ha fatto via un attimo un colpo quelle due anelli là sopra. Vabbè, riprendiamo in pratica i dati. I 500 dati. Quindi torniamo di nuovo a 19.008, 19.009. Per ora non stiamo droppando. Però io non gando vittoria troppo facilmente. Specialmente ultimamente che è diventato punitivo. In maniera aggressiva, cioè nel senso non che prima non fosse punitivo, perché qualcuno mi ha detto: Mordug, ma da quando gioco io è punitivo? Il gioco è sempre stato punitivo, ma ultimamente da quando si sono un po' impegnati a renderlo ancora più pay to play invece che pay to win, ovviamente si sente che è appesantita ancora di più la situazione. Ok,
un bel 10 che ci manda Angolavi. Un bel 11 che ci manda nel nulla cosmico. Posizione, intanto sento gli iscritti che stanno arrivando, nuovi che vengono tutti da Pokémon, sicuro, 100-100. Ok, 4-4-8, mi sa che andiamo a finire nulla. Oh, però posizione, ecco, mo prende una station. Vabbè, leviamo una distruzione. Ok. Oggi c'è un prurito al naso, che mese porta? Allora, attacchiamo a Virginia, salutiamo Virginia. Virginia non c'ha gli scudi. Aiaiai, Virginia. Peccata Virginia senza scudi. Ok. È fortunata che abbiamo già il nostro target. Se no avevo fatto un bello switch. E se potremmo farlo uguale per non attaccare sempre a povero agile. Sì, vabbè, però mi dai una posizione concreta? Niente, mi sta a far sprecare per mille. Ok. Nulla. E Logitti, non penso sia dei miei, Logitti 2018. Assolutamente. Ci siamo, eh. Siamo belli a cavallo oggi. Ok. Allora, diciamo che questa posizione mi sarebbe pure piaciuta, ma è un po' rischio. Se invece è così, è meglio da sto lato. Ecco, questa è cattiveria. Però, vabbè. Tanto anche il gioco deve impegnarsi a darci fastidio, se no non è giusto, no? Per 200 da qua. 5-4, forse imprevisto. No, liscio di 1. Ecco qua un pochino di drop. È cominciato, dai. Era un po' ora, no? Stavamo andando a paro da quasi 16 minuti, cioè, magia. Questa è station. Dai, però. Mi sta a far sprecare un sacco di stazioni perché non mi mette in posizione oggi, eh? Oggi è cattiveria. Tre anelli. Potevano essere 15. Potevano essere 1 trilione e 5, perché non erano 15 trilioni. Se no, davvero era da Rosic. Allora, una bella Prison. Vediamo un po' se è un bel raddoppino di quelli che ci fa arrabbiare. E no, ce lo siamo levati. Bene, così. Vai, le mettiamo un bel per uno. Dai, 10 no, però, ma che è? È buono solo perché lì c'è probabilità in posizione buona, guarda. Sì, però non ci credo, raga. Ho fatto doppio 10. Doppio 10 è cattiveria incredibles. Ok, liscio cosmico. Posizione, proviamo la posizione. 5, 6, 7, 8, presa. Presa la station. Ovviamente non può essere rapina perché l'abbiamo fatta prima. Ok. Andiamo da Virginia. Ripeto, il torneo 2 giorni è sempre un grande problema perché ti obbliga a riuscire a fare sempre rapine se vuoi mantenerlo up. Però se c'è l'evento, questo delle stazioni, diciamo che è secondaria la cosa perché a te ti interessa comunque potenziare l'evento sopra e il torneo 2 giorni accompagna, ipoteticamente. Ok? Peccato che ovviamente perdiamo dei dati in questa maniera, nelle prime fasi di gioco. Ok, 800, quasi soldini, va bene. 3-1-4, posizione. Vai, per 200. Mi era venuto in testa una brutta cosa e l'ho cancellata immediatamente dalla mia testa. Se avete capito bene, volevo tirare un per 500, ma ho detto no, non sia mai. Mi è venuto in mente però, ve lo dico. Di lanciare un bel madonnone. Vabbè, stazione rapina è buono, eh. Andiamo di nuovo da Virginia, dai, cambiamo target, povero agile, andiamo da Virginia. Che oggi abbiamo trovata in difesa. Stiamo andando abbastanza bene. Cioè, avevo paura di più drop, sinceramente, di solito facciamo molto più drop, però essendo un evento dove bisogna giocare con un'abbastanza prudenza per colpa delle sole station e probabilità, diciamo che ce la stiamo quasi cavando. Quasi, c'è un minimo di drop ci sta sempre. Ok, è sempre colpa del torneo 2 giorni però, ve lo dico. Gli eventi 2 giorni sono una piaga gigantesca. Ma anche l'evento quello collaborativo, 5 giorni di evento collaborativo. È pesantino 5 giorni di evento collaborativo, a mio parere, eh. Secondo me è un po' esagerato. A parte che noi abbiamo giocato alla grande, quindi c'è gente che sicuramente non l'ha né finito. E alcuni mi hanno detto che non l'hanno manco iniziato perché non hanno trovato persone con cui collaborare. Però ce ne stanno tante le pagine Facebook, tante pagine Discord di italiani, tanti gruppi Telegram che fanno i gruppetti tra di loro per fare l'evento. Regà, dovete, se vi interessa giocare bene a questo gioco, dovete prima di tutto far community. Perché questo gioco senza community non viaggia. Ok? Perché gli scambi si fanno con le persone. Quindi dovete avere persone. Se non avete amici, con chi scambiate? E vabbè, mi sono perso un'altra rapina. Niente, le rapine oggi ci stanno scivolando dalle mani in una maniera incredibile. Pure tre anelli. E
E poi, ovviamente, per fare le cose collaborative dovete avere amici attivi, quindi dovete avere persone che giocano. Quindi, ovviamente, quando chiedete pure l'amicizia, chiedete magari la media dadi o se riescono a fare la loro parte. Sicuri, se vi dicono che hanno 3.000 dadi, un giocatore con 3.000 dadi non può fare la sua parte 100-100. Cioè, 40.000 punti ce ne vogliono dei punti per poterli fare. Quindi, ovviamente, se proprio è o c'hai 6.000-7.000 dadi, già è quasi fattibile. A 10.000 dadi è sicuro che se lui si impegna li fa. Ovviamente, datevi sempre su sta situazione. Ognuno fa la parte sua e ci dovremmo arrivare. Io ho avuto la fortuna che ho dei ragazzi che sono molto attivi, alcuni che fanno sicuramente la loro parte, e uno o due piccolini di solito li prendo, che al massimo, visto che io faccio un pochino di più, gli do la zampa io. Ok? Così vado a completare in maniera tranquilla sia io stesso che anche a loro, da un punto di vista, perché se ritrovano magari uno dei due cosini un po' più leggeri. Ok, andiamo a fare una bella Prison. Dai, raddoppia, su. Su, niente. Niente Prison raddoppio per noi. Ok. Dai, che so. Oh, sono 3-10, regà. 3-10 di fila è impossibile, ve lo ripeto sempre, è impossibile statisticamente. Ok, andiamo così. 6-6-12, andiamo out di 1. Eh sì, droppino arrivato, sì. È più che altro perché non riusciamo a... Allora, se io qui prendo i 750 qui e i 900 sopra, riappariamo almeno a 18.000, secondo me. Però la posizione è un problema. Ripeto, prima era random il tiro, quindi era effettivamente a probabilità il gioco. Adesso il gioco non è più a probabilità, perché i tiri sono predefiniti. E ovviamente anche il set dei tiri è predefinito perché è scriptato. E si capisce che è scriptato specialmente quando nei tornei 2 giorni la prima cosa che i tiri cercano di fare è di fare tiri alti per non farvi fare il tiro giusto da posizione. Diciamo che la cosa divertente, no? Che io vi ho sempre detto, queste sarebbero cose che non sono legali da noi in Italia, no? E i giochi si devono adattare per ogni nazione, cioè nel senso devono seguire la regola di ogni posto da dove si gioca. E invece, se voi andate a leggere nelle cose legali di Monopoly Go, c'è scritto specificatamente che loro seguono esclusivamente le leggi del posto dove è stato creato il gioco. E c'è proprio il nome, l'indirizzo, bla bla bla. E loro seguono soltanto le regole di quella zona, che non dovrebbe essere ipoteticamente completamente legale dalle parti nostre, eh? Quindi ve lo dico. Qua ci sta sicuramente qualche fuffa sotto importante. E poi la Scopely non ci ascolta. L'altro giorno stavo parlando con un collega, appunto, che conosce bene la Scopely. Ugualmente ci ha confermato che non ascoltano, che non migliorano, che distruggono i loro giochi poco alla volta. Quindi basta vedere Stumble Guys. Poteva essere un gioco che macinava ancora per parecchio tempo. Invece adesso sta facendo un bel blu. Pure lui. Ok, allora 6 e 6, va bene, posizione triste triste, 4 e 4 posizione triste, e dacci una posizione decente, su. Ok, questa è decente. Allora dai, voglio riprendere almeno qui, oh, una bella session, mega rapina, alleluia, una bella rapina mega, sperando di prenderla, perché fino a ora non abbiamo preso mega rapine, e niente, te pare? Banconote, niente di fatto, queste mega rapine fasulle. 200 punti, 900 dadi sono tornati, altri guantini, quindi ritorniamo a 17.000, a 18.100, quindi diciamo che per ora, oh, 1.200 ovviamente lì, mamma mia che ci è mancato a quei dadi, mamma mia, un pelo. Ok, vediamo questa posizione, buona, molto buona di solito, se i tiri andassero come devono sarebbe molto buona, ma i tiri non vanno come devono, quindi diventa una ciofeca. Ok, proviamo da qua. Magari andiamo a finire a Prison perché è troppo lungo il tiro. No, di uno fuori. Ok, 6, 1, 7 probabilità. Che dovrebbe dare 100 sopra. Ok. Continuiamo. Per 100 da questo lato. 5, 1, 6. Station presa. Ovviamente non poteva essere un'altra rapina. Sarebbe stato un po' esagerato. Andiamo da Virginia. Che oggi Virginia si troverà tutta la bella spiaggia stesa. Proprio brah. Ok, che poi dov'è il tabellone suo? Dov'è? Ah, ok, tutto il suo bel pianeta marziano. Non più colonizzato.
Come sono Simba. Ok, continuiamo. 200 sopra. Riarriviamo verso altri dadi. Va bene. Per ora stiamo andando abbastanza tranquilli. Il torneo sta continuando. Adesso prendiamo i dadi da quel torneo. Allora, più avanti ci stanno soldi a profusione e guantino. Diciamo che non è proprio il top. Potrebbe andare meglio. Però, insomma, diciamo che i 500 dadi sopra potrebbero farci fare qualche altro tiro decente. Vediamo un po'. Ovviamente, mamma mia, guarda, l'odio per queste meccaniche sono pazzesche. Ok, 56 probabilità. E poi non abbiamo ancora aperto la cosa della community, quindi si sta caricando fortunatamente un po' pure lei. Ok, 6, 7, 8 dovrebbe essere posizione buona, proviamo. 5, 1, 6, liscio di 1, te pare. Allora, siamo a 18.100, quindi diciamo che il droppino di un millante c'è stato. Faccio un altro paio di tiri proprio per azzoppare un po' la situazione. 4, 5, 6, liscio di 1. E direi che ci possiamo anche fermare qua perché siamo già a 26 minuti e non vorrei fare un'altra puntata da 40. Anche perché dobbiamo costruire. E a costruire ce la dovremmo fare. Allora, abbiamo visto 8 milioni e 8 era, mi sembra, una cosa del genere. Ok. Vediamo un po' quanti so. 8, 7, 6, 5. Quindi diciamo un 3 milioni, 4 milioni per tabellone. Quindi diciamo che ne possiamo fare uno dopo questo. Quindi riprendiamo qualche dado, anche perché siamo saliti di livello. E mo sono 80 botta i dadi. Ricordiamoci pure questo che è importante, che cominciano a salicchiare. Con un massimale che se non erro è 200, perché a noi era 200 quando stavamo a livelli altissimi. Ok. E facciamo un'altra bella constructions. Così oggi se c'è il gira la ruota probabilmente lo sfrutterò a pieno. Ok, vai così. Andiamoci i nostri tabelloni, anche perché stiamo per salire di nuovo di livello, eh. Non male, oserei dire. E ci stava dopo, non mi ricordo, devo controllare. Voilà. Tabellone completato. Ok. Monopoly con. Manca solo che fanno veramente Monopoly con e poi siamo rovinati. Allora, 80 dadi più bustina, buono. Olè, doppioni, che non ci fanno mai schifo, anzi. Speriamo sempre in più doppioni possibili. Olè, casette pronte su tutto il tabellone. Qua vedo cronologia 2, sono di nuovo i due ragazzi, va bene. Allora, cassa community. Andiamoci ad aprire cassa community. Siamo belli tranquillotti. Olè. E speriamo che funzioni per una volta buona pure questa cassa community, perché è da una vita che non vediamo un bel per 50 di quelli seri, veri, importanti. E poi non si è caricata tanto perché su probabilità ci siamo capitati relativamente poco. Quindi è pure difficile riuscire a sfruttare i soldi che escono da qua. Vabbè, però che cattiveria, vabbè. Ipoteticamente un po' triste. Ok. Allora, a sto punto andiamo automaticamente. Intanto abbiamo fatto un drop di 1.300, che è proprio il minimo. Anzi, siamo andati molto bene. Abbiamo ripreso un sacco di punti di qua, un sacco di punti di là. Qua mo ci stanno sti 300 quantini che sinceramente mi danno urto. Però guardate i primi, raga, dai. Guarda, cioè, i primi 4, i primi 5. Ma stanno a 120.000. Ma da dove li cacciate sti dati? Vabbè, a parte questo, andiamo a vedere la collezione. Mi mancano due carte, quindi un paio di eventi abbiamo completato. Almeno non trovo qualche carta prima. Allora, intanto andiamo a vedere come avere le carte regalo da Mordoghino. Prima di tutto bisogna essere iscritti al canale, lasciare il mi piace all'ultimo video, condividere il video con i vostri amici che giocano a Monopoly e non per farglielo scoprire. E mi raccomando, dovete essere amici in gioco, quindi con il codice amico che trovate all'interno del video, tanto si vede continuamente, mi aggiungete, io vi accetto con grande tranquillità. E mi raccomando, importante, lista dettagliata con le carte che vi servono, che vedete da questo video, quindi potete fare pure avanti e indietro per riguardarle.
E mi raccomando, divisi per 7, quindi mi serve la carta 7, 13 beccato, mi serve la carta 7, 14 sogni sfrenati dorata, mi serve la carta 7, 15 Galactus dorata, mi serve la carta 7, 16 scienziati unite. E mi raccomando, immagine, profilo e nome in gioco perché così so chi siete, perché se no non vi trovo. Allora, visto che come per l'altro giorno c'è la problematica dei scambi, che in pratica l'ho saltata io in maniera sbagliata. Ho uno scambio in più perché ieri ne ho scambiate solo 4. Quindi intanto mando un Dottor Strange direttamente a Helpful, okay, che è uno dei primi. Helpful slot 42. Che mi raccomando, Helpful, devi cambiare nome perché ci stanno un sacco di bot in mezzo alla mia lista e rischio di non beccarte. Ok, vai così. Adesivo inviato, ti prendi Dottor Strange. Allora, la prima carta di oggi effettiva la manderò lo stesso a Kami Sabri che mi ha scritto ieri. E praticamente mi ha chiesto sempre Dottor Strange, quindi il secondo Dottor Strange in più che ho andrà a Kami Sabri. Allora, la prossima carta la mandiamo a Marco Defe, che mi ha chiesto Mister Cerebro. Quindi Mister Cerebro ce l'abbiamo doppiona, eccola qui. Quindi la prossima carta sarà a lui. La terza carta di oggi è effettiva, perché una è in più, come sapete. La mando a Maria Rita, che è possibile indizio, che è questa carta 4 stelle del set 13. La quarta carta di oggi effettiva la mandiamo a Pietro. Giamente mi chiede distintivi d'onore del set 8. Ultima carta di oggi la manderò a Giorgio, che è la carta 4 stelle, ultima tecnologia. Ok, quindi questa era l'ultima. Abbiamo mandato in pratica in totale oggi 6 carte, quindi tanta roba. E niente ragazzi, questa era la puntata di oggi, una puntata abbastanza stabile, abbiamo visto come funziona meglio il nuovo evento e che parte tra un paio di giorni, quindi tanta, tanta roba. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag #MonopolyGo, sotto i commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo lunedì.